E salve a tutti ragazzi, come sempre il vostro Ara, benvenuti in questo nuovo video. E come vedete c'è un bel bestione, ovvero Ultra Prime. Ultra Prime, faccio le virgolette perché questo non è altro che Optimus Prime con sopra montati tutti i deluxe che ho completamente a caso. Però comunque si può fare. I pezzi di Ultra Prime non si sa quando arriveranno, quando verranno rivelati. Quindi per adesso ho costruito, diciamo, questo bestione un po' per farvi anche rendere conto delle sue dimensioni. E la sua altezza è di circa 30 cm. Prima di andarlo a vedere lo mettiamo a confronto con un altro bestione, così forse vi rendete meglio conto di quanto è enorme. Questo è il solito Megazord G1 che ho recensito tempo fa, che come sapete è bello grande, e guardate qua, Ultra Prime è addirittura più grande sia in altezza che in massa. Questo qui è di sicuro più compatto, ma questo qui di sicuro è più largo e anche un po' più alto. Quindi ragazzi, davvero molto figo. Togliamo di mezzo il Megazord. Questa recensione è abbastanza complicata perché con questi bestioni non è mai facile maneggiarli. Per farvi rendere conto ulteriormente meglio della dimensione, lo paragoniamo anche a Superion, che è un Voyager Class, quindi bello grande. Guardate qua, sembra un nanetto in confronto. Davvero incredibile l'enormità di questo Ultra Prime. E se ancora non vi basta, lo paragoniamo anche a un Legend. Guardate qua, sembra una formica in confronto. Comunque torniamo al nostro Ultra Prime, ve lo faccio vedere un po' più da vicino. Eccolo qua, come avete visto nella recensione di Optimus Prime, il volto è magnifico, e comunque anche tutto il robot, anche se è composto da pezzi a caso, per me fa davvero un'ottima figura. Qui naturalmente è montato il fucile componibile appunto di due pezzi, e qui è tutto intero. Volendo si può anche prendere con l'altra mano, ma secondo me è meglio tenerlo ad una mano. E ovviamente come componenti abbiamo Alpha Bravo qui, Dragstrip lì come braccio, poi Firefly e Skydive, e naturalmente, come ho detto, Optimus Prime al centro. Un'altra modalità di, diciamo, di esposizione può essere con il torace aperto in questo modo. Guardate, si rivela, diciamo, questa matrice centrale, e qui si potrebbe attaccare una macchina, che però in Italia, un autobot, che però in Italia non è ancora uscita, quindi non ce l'ho. E anche se fosse uscita non so quanto la prenderei, perché comunque anche così non è male, ma mi piace di più così in generale. Proviamo ora a vedere le articolazioni, molto complicata come cosa perché è enorme. Comunque ha la rotazione qui al braccio, tutte le articolazioni sono a scatto, quindi molto solide. Rotazione al braccio, apertura anche al braccio, sempre con questi click. Abbiamo il doppio piegamento al gomito qui, creato da me perché in teoria dovrebbe essere messo al contrario questo braccio, quindi avrebbe il piegamento solo qui, ma io preferisco assolutamente metterlo così con più mobilità. Abbiamo la rotazione qui alla manona, abbiamo anche articolazione un po' al pollice e anche un po' alle dita, nonché alla mano stessa si può un po' piegare. Per il resto ragazzi, qui al busto non c'è rotazione, o meglio c'è, ma bisogna un po' smuovere questo pezzo, quindi diciamo c'è, però è un po' brutta da fare. Abbiamo apertura laterale qui alle gambe, che però dovrebbero stare fisse grazie a questi pezzi che le bloccano, quindi è come se non ci fosse, però c'è un po' di articolazione. Abbiamo naturalmente il piegamento in avanti della gamba, sempre a scatto, che come vedete regge il peso dell'intera gamba. E poi abbiamo naturalmente il piegamento qui al ginocchio. Al piede abbiamo solo rotazione e la possibilità di muovere questo piccolo artiglio che ha sul retro, che comunque è molto utile per far reggere meglio il nostro Transformers. Purtroppo il piede non ha il piegamento laterale, che avrebbe un po' aiutato per la stabilità del nostro gigante buono. Se notate, qui sulle spalle ho montato questi due piccoli cannoni che sono armi di due Transformers Deluxe, sfruttando appunto queste mani di Optimus Prime che ci sono qui dietro rivoltate. E comunque secondo me non sono messe lì a caso, sono appunto fatte apposta per mettere queste armi, che comunque sono davvero fighe. Comunque in generale, come vedete, è davvero apprezzabile come mega robot gigante. Secondo me il punto più debole è qui alla vita, con questo pezzo, insomma, che copre un po' questo pezzo, e le gambe sono fissate solo da questi pezzi, quindi insomma non sono proprio stabilissime. Vedete, c'è questo pezzo qui che si fissa con questa linguetta, diciamo, con questo perno, e dovrebbe bloccare le gambe, ma come ho detto non è proprio solidissimo. In teoria questo pezzo qui centrale si può anche abbassare, volendo, facendo abbassare un po', diciamo, il cavallo delle gambe del nostro Ultra Prime, e quindi non lo so, sta a voi scegliere come posarlo, però io preferisco decisamente così.
A causa della sua enormità non è assolutamente facile da posare, soprattutto per il problema che ho detto qui alle gambe, che non sono stabilissime, ahimè. Però qualche posa figa si riesce ad ottenere. E soprattutto questi piccoli artigli qui che ha dietro sono utili appunto per stabilizzarlo, come ho detto prima. Comunque ragazzi, la recensione di questo Ultra Prime combinato alla bene e meglio è finita. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate qui sotto con un commento. Lasciate il mi piace se il video vi è piaciuto. Perché no, condividetelo se volete farlo vedere a qualcuno, se volete semplicemente aiutarmi. Prima o poi magari riuscirò a completare Superion, ovvero il robot composto solo da velivoli, e vi farò vedere anche quello. Però per adesso la Hasbro non si decide ad importare questa seconda serie anche in Italia. E sinceramente vorrei evitare di ordinarla da internet. Comunque ragazzi, per oggi è davvero tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao da Arada, Ultra Prime, e collezionate sempre!